Intanto è stata la domenica che tutti quanti noi sognavamo, la settimana che tutti quanti noi sognavamo, perché è stata una domenica di grande pathos. Abbiamo iniziato con la società che ci ha fatto il regalo di ultimare il lavoro e di arrivare qui a Tor Chiara. Siamo arrivati a Tor Chiara venerdì, c'era grande attesa da parte di tutti. Si è creato un ambiente oggi meraviglioso, tanti appassionati, tanti tifosi, si è sentita la spinta del pubblico, c'è stata una bella affluenza. I giocatori stessi, parlato con quelli che erano qui lo scorso anno, mi hanno detto che sembrava di giocare al Pala di Concilio, come spinta emotiva che si sentiva da parte del pubblico. Quindi è stata una bella favola. Giocare qui, in casa, a Tor Chiara, ricreare un bel ambiente che era un po' il timore. Abbiamo ricreato un bel ambiente. C'era un po' di preoccupazione perché Kevin Langford e Donald Taylor erano arrivati da poco, quindi come avete visto la loro condizione è ancora approssimativa. Però, e qui c'è il plauso alla squadra, è stata giocata una partita stasera di bellissima solidità mentale, difensiva, tanto per iniziare. E io avevo chiesto a tutti di fare uno sforzo in più e tutti hanno fatto uno sforzo in più. Il gruppo italiano è stato meraviglioso, ha giocato una pre-season, una pre-stagione senza giocatori americani. Abbiamo avuto un calendario di altissimo livello giocando con un gruppo di italiani contro Avellino che la settimana scorsa ha fatto la finale di Supercoppa con Milano. Giocato 2 volte con Avellino, giocato 2 volte con Caserta, giocato con la Virtus Bologna, giocato 2 volte con Ferentino. Pre-season di altissimo livello che ci ha rodato la nostra mentalità come erano i nostri desideri. E questo ci ha permesso di inserire con questo ritardo i due americani e di giocare oggi una partita di grande cuore, grande mentalità, ma non solo cuore, mentalità e aspetto difensivo. In determinati momenti in attacco la squadra è stata spumeggiante. Abbiamo giocato sotto pressione delle azioni d'attacco di alto livello, con capacità di passarsi la palla. E 90 punti in casa con queste condizioni di, diciamo ancora non perfezione di salute fisica, i 90 punti stanno a dimostrare proprio la qualità del gioco in determinati momenti. Quindi io come allenatore, come tutti gli appassionati, ho vissuto una domenica come erano i miei sogni, nei miei desideri, ce la dobbiamo godere e poi non cambia niente. Questa partita vale 2 punti, abbiamo 2 punti in classifica, abbiamo altre 29 gare. Non vi so dire nel ranking del campionato Reggio Calabria di che livello è, quindi non vi so dire se oggi abbiamo vinto contro una squadra che lotta per la salvezza, lotta per i playoff, non lo so. Credo che ci sarà grande equilibrio, tant'è che oggi nel nostro girone hanno vinto tutte le squadre in casa, mi hanno detto, mi hanno riferito. Per cui con serenità stiamo iniziando a costruirci il futuro. Siamo qui a Tor Chiara, ci prendiamo i 2 punti in classifica, ci prendiamo la partita di questa sera che fa capire che questo gruppo può mettere assieme un bello spirito di squadra. Mi piace sottolineare la partita di Riccardo Santolamazza perché è stato straordinario. È stato straordinario non solo per quello che ha fatto in attacco, per l'intensità difensiva messa su Marulli, ma anche sugli esterni, Legione e Fabi in determinate occasioni, per la lucidità in regia, per aver aiutato la squadra a innescare Donald Taylor e Kevin Langford, per tutto quello che fa giorno dopo giorno, non solo per quello che ha fatto in questa gara. Per cui lui è il nostro capitano, è il nostro leader, ed è un tipo di leadership la sua di quelle belle, perché lui è un leader silenzioso, lui guida con l'esempio e questa è la leadership più bella perché si guida con i fatti e lui guida con i fatti, sa quando intervenire, è sempre il primo a fare le cose, è sempre il primo a dare l'esempio, quindi sono felice della sua partita e felice di poterlo allenare. E basta, direi che questa è la diciamo la chiacchierata sulla partita. Noi abbiamo giocato una partita eccellente. Ho visto una Viola che
che ha tanto talento da mettere sul campo, con Legion, con Fabi, con Marulli, con Radic. Ho già tante problematiche in casa mia tra l'infortunio di Romeo, gli americani appena arrivati, che stare a mente calda, dare giudizi sugli avversari non fa parte del mio modo di fare. Mi sembra comunque una squadra che possa fare bene in questo campionato. E secondo me il campionato di Lega 2 Girone Ovest sarà un girone incredibilmente equilibrato. Quindi alla fine la differenza la farà la solidità di un club nel tempo, parlo della società, e la solidità dello spogliatoio. Quindi questo noi non possiamo avere la ricetta, lo vedremo squadra per squadra, se si manterrà equilibrio emotivo club e spogliatoio. Questa è la chiave per eccellere in questo campionato. Lei ha detto tanto la Mazza leader assoluto, ma anche Tudella, ha messo un bel mattoncino per la vittoria. Tutti hanno messo un mattone importante, perché il mattone l'ha messo Contento, il mattone l'ha messo Carenza, l'ha messo Molinaro, l'ha messo Turel. E la mia capacità deve essere quella di evidenziare un'eccellenza, quindi tutti hanno dato un buon contributo alla squadra. Santo Lamazza questa sera ha avuto una performance eccellente da ogni punto di vista, soprattutto per l'esempio che ha dato ai compagni, trasmettendo fiducia, intensità, cazzimma e anche mentalità vincente, prendendosi responsabilità quando contava, nel primo e nel secondo tempo. Questa è una squadra che anche a tratti della partita può mandare in campo un puntetto anche tutto italiano, quindi questa è una garanzia per il futuro della stagione. Questa è una squadra che è ancora molto indietro, ci sono tante cose da sistemare, ma noi abbiamo girato in positivo gli inconvenienti del prestagione. Fare un prestagione senza americani, l'ho detto già dalla mia prima conferenza stampa, era un inghippo, un qualcosa che ci ha penalizzato, ma noi abbiamo avuto la capacità di girare in positivo questa assenza, costruendo fin dal primo giorno l'identità italiana. E in Lega 2 l'identità italiana è importante, e questa sera abbiamo raccolto qualche frutto, ma il lavoro da fare è tanto, perché il livello di questo campionato è veramente tosto, e non so questa sera, ripeto, se abbiamo giocato contro una squadra che lotterà per la retrocessione o per i playoff. Per cui è meglio stare in silenzio, lavorare con umiltà, perché il campionato è durissimo. Giusto una domanda logistica. Da come si chiama la mezza settimana? Vi fate sempre la Groppa, il Pala di Concilio, o sarete qui? La nostra base è il Pala di Concilio, Agropoli, finché ci sarà, anche perché per noi è importantissimo mantenere un grande collegamento col territorio. Agropoli è la nostra casa, ad Agropoli viviamo. Torchiara ci ha accolti in maniera eccezionale. Ok, quindi noi manterremo una routine ad Agropoli, venendo qui ad allenarci nei momenti strategici della settimana. Quindi il venerdì saremo qui quasi sempre, direi sempre. Se giochiamo in casa, anche il sabato e la domenica mattina. Nelle altre giornate, prevalentemente ad Agropoli, e poi vediamo. Direi che questo è diciamo, il programma di base, poi vedremo di settimana in settimana. Perché è importante che questa squadra comunque viva Agropoli ed entusiasmi Torchiara. Bene? Fai. Tornando alla partita, la partita finisce col vostro break, dovuto chiaramente intanto alla vostra eccezionale prestazione, soprattutto difensiva, ma anche alle scarse percentuali della Viola nell'ultimo quarto, dovute secondo me alla maggiore lucidità di Agropoli e a una lucidità della Viola che si abbassa. Secondo lei è questa maggiore freschezza anche mentale ma anche fisica di Agropoli a cosa è dovuta? Soltanto alle rotazioni? Guarda, io non credo che oggi noi non avevamo maggior freschezza fisica. Abbiamo giocato in 7.5 con due americani che hanno uno due settimane, l'altro una settimana sulle gambe. Invece mi piace sottolineare la lucidità mentale. Vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro in palestra per essere lucidi tecnicamente, tatticamente, quando il gioco si faceva duro. È stata più una lucidità mentale e la grande motivazione che avevano i miei giocatori a tirare fuori extra risorse nei momenti di difficoltà. Non credo che si possa parlare di una miglior condizione fisica avendo due giocatori appena arrivati, e noi abbiamo giocato in 7.5, 8 con Lucarelli che ha giocato pochi minuti
E invece mi sembra Reggio Calabria abbia giocato con 9-10 giocatori, giusto? Quindi io vedo proprio, ma guardando solo al mio orto, una lucidità mentale della squadra importante. Per questo torno a monte i miei complimenti a Santolamazza, che è il playmaker, è quello che trasmette lucidità mentale perché la mia emanazione sul campo, è l'allenatore in campo, il playmaker. Vorrei sapere l'opinione su Turella, perché l'abbiamo seguito durante tutto il pre-season e mi dà l'impressione che sia un ottimo giocatore, Certo. che ci dà soddisfazione. Sì. La seconda, guardando un attimino avanti, so che la domanda non andrebbe fatta, ma l'appetito mi è mangiato. In base a quello che lei conosce della squadra e che ha visto stasera, pensa che in trasferta potranno cambiare le cose o questa è una squadra che ti garantisce equilibrio anche fuori? Allora, intanto su Turelli dico che è un buon prospetto, ragazzo del 94, 22 anni, brava la società, bravo Franco Di Sergio a individuarlo e portarlo qui. Io posso solo dire che lui 2 anni fa è stato il miglior realizzatore agli Europei Under 20 con Pino Sacripanti, con l'annata 94-95. E sappiamo che è un ragazzo con potenziale, un ragazzo che ha ancora margini di miglioramento. Perché ne ha tante di margini di miglioramento, siamo felici di averlo qui perché è una persona seria che dà ogni giorno tutto quello che ha in palestra. Riguardo alla seconda domanda, io non ho la sfera di cristallo, io come tutti gli allenatori ho mille dubbi, avevo mille dubbi su come sarebbe venuta fuori questa partita, infatti è andata come l'abbiamo sognata, ma io non potevo sapere prima come sarebbe uscita questa partita perché esistono anche gli avversari. Quindi per quanto riguarda la trasferta, io dico prepariamoci bene, perché in trasferta è durissima in Lega 2. E domenica andiamo ad Agrigento. A caso, chiedono in tutti La quelli cosa che che posso osservare è che noi abbiamo queste 2 anime, le abbiamo costruite proprio così, abbiamo un gruppo italiano prevalentemente giovane, poco esperto, che quindi dovrà sudare 7 camicie per lavorare bene in trasferta, okay? Perché è un gruppo di energia, meno di esperienza. Però abbiamo provato a miscelarlo con l'esperienza di Santolamazza e dei 2 americani. Quindi saranno loro, Riccardo, Donnell quando starà meglio fisicamente, Kevin quando starà meglio fisicamente, questi 3 play, realizzatore lungo, pivot, quindi l'asse portante della squadra, che dovranno indicare la via ai giocatori più giovani, perché in trasferta bisogna avere una lucidità, un'intensità speciale, perché non c'è il sostegno di questo fantastico pubblico. Grazie.